Signori Cate Ricciarelli, accompagnata dal tenore Francesco Zingariello. Katia, questa sera abbiamo detto che raccontiamo le emozioni e le sfide. Che cos'è che ti fa guardare sempre oltre? Te lo dico subito e brevemente, perché è una cosa che è per me fondamentale. Allora, chi ha 40 anni di carriera, come nel mio caso, e poi deve fare i conti anche con l'anagrafe,
Allora, sarebbe veramente stupido e poco intelligente fare le cose che ha fatto molto bene prima. In realtà le ho fatte molto bene, non si può dire ma di no. Continui a farle ma molto no, bene, ma no, eh? Non potrei più fare quelle cose, ne faccio delle altre, perché se no direbbero, ah, la Ricciarelli, sì, ma quella di una volta, com'era brava. La... No, e questa è una cosa veramente che non vorrei e non vorrò mai sentire. Grazie a questo pubblico straordinario. Grazie. Katia, ti posso rubare però? Sì. C'è una postazione, ci aiuti un po' nel filo del racconto per quanto riguarda la musica? Va bene, vado là. Grazie. Grazie Francesco. E grazie a Francesco e ancora un amore così grande, davvero. Grazie. Un momento molto bello e come dicevo sono convinta avrà suscitato delle emozioni anche per quanto riguarda il pubblico che è qui a Catanzaro. E allora vorrei anche specificare che questa sera ho un'inviata molto speciale, la vedrete, una ragazza davvero molto graziosa che raccoglierà proprio le impressioni in seguito alle esibizioni dei nostri artisti. Lei si chiama Silvia Bilotti e intanto le do subito un benvenuto, non la trovo, grazie, la vedo, Lorena, dove grazie, sei? Eccomi. Eccoti qua, bella, l'applauso grazie, per la nostra Silvia. Grazie a tutti. Bene, questa è davvero la serata delle emozioni, abbiamo avuto questa canzone meravigliosa, Un amore così grande. Bene, questa serata, come dicevo, è dedicata alle emozioni. Le emozioni sono donate da chi canta, da chi recita, questo signore che è qui accanto a me. Una canzone come questa, signore, se posso, Un amore così grande, una canzone così importante dal punto di vista emozionale, che cosa le ha ricordato, che tipo di carico emozionale le ha lasciato? Innanzitutto ricorda l'amore che è la vita. Viene poi condivisa con la compagna e poi si allunga sui figli. Grazie, alla prossima emozione allora. Grazie.